Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7, sono le 19 e un minuto e siamo in collegamento con una firma della verità, un caro amico, Matteo Ghisalberti, la verità e anche Pooch.media. Buonasera Matteo, come stai? Buonasera, tutto bene? Allora, la settimana è finita con proteste e mobilitazioni, la settimana è ricominciata con proteste e mobilitazioni e con la prospettiva anche di una ulteriore raffica di scioperi destinata a proseguire e a intensificarsi nei prossimi giorni. Vogliamo partire dai fatti e poi spieghiamo anche il perché e facciamo un po' di considerazioni politiche. Ci aiuterei a capire. Diciamo a fare un check-up politico al paziente Macron. Ma prima i fatti, Francia bloccata. Francia bloccata, stamattina ci siamo svegliati qua a Parigi con più di 600 km cumulati di code in tutta l'Île-de-France. Vi ricordo che nell'Île-de-France, che è la regione della capitale francese, abitano circa 12 milioni di persone e quindi avere 600 e passa chilometri di coda voleva dire che la regione era paralizzata. Posso anche confermarvi che, come tanti altri parigini, io oggi sono andato in redazione pattini perché non c'è assolutamente modo di prendere autobus e neanche taxi, dicendo che era veramente tutto bloccato. In più, da oggi, insomma, da qualche ora fa, è stato confermato da fonti concordanti citate dalla France Presse, che per quanto riguarda i metro parigini, lo sciopero sarà confermato, continua fino almeno a mercoledì. E più ci dovrebbe essere, secondo alcuni annunci dei sindacati, una nuova manifestazione oltre a quella di domani, che sarà ancora piuttosto, come dire, molto attesa, ce ne sarà anche una giovedì. Quindi ancora questa settimana, secondo me, rimarremo bloccati con tutti come si dice, i disagi che possono derivare da questa situazione. Tra l'altro il meteo è piuttosto negativo, quindi in più ci becchiamo tantissima Certo. pioggia e questo non aiuta assolutamente a semplificare le cose. Allora, Però cerchiamo di ci sono fare. anche dati politici da considerare. Ecco, allora facciamo un minimo di punto. Siamo partiti dalla cronaca, ora cerchiamo di fare un passo indietro perché aiutaci a capire. C'è un tema che è sempre rovente in tutto il mondo, in Francia anche di più, che è quello delle pensioni. Diciamo pure che c'è una discreta giungla nel sistema pensionistico francese, credo più di 40 regimi speciali, quindi ci sarebbe anche motivino Esattamente. per mettere mano, ma governi e presidenze, anche più solide di quelle di Macron, si sono schiantate contro tutto questo. Come può farcela un presidente così già contestato da un anno e mezzo, sconfitto alle europee? Ma può veramente pensare di farcela, qualunque cosa uno pensi delle sue riforme? Ma è molto difficile, tanto per dare alcune idee. Intanto, qualche ora fa, persino la Confindustria francese, che è il MEDEF, ha rimproverato al governo di essere poco chiaro sulle proposte, perché in effetti il primo ministro presenterà i propri arbitraggi su quello che sono stati gli incontri con i sindacati solo mercoledì. Quindi oggi ci sono degli scioperi in corso che si basano su qualcosa che non è ancora stato effettivamente presentato. E sicuramente, come tu dicevi, il sistema deve essere riformato, anche perché costa moltissimo. Però c'è da notare che Macron effettivamente non ha i numeri per poterlo fare voglio dire, tra la gente, perché in Parlamento sì ha i numeri, però il sostegno popolare è assolutamente ai minimi Certo, storici. certo. Qualcosa mi ricorda un po' delle cose che succedono probabilmente nella città sui sette colli, però vabbè, forse questa è una cosa che è un po' troppo italiana, Certo. di una maggioranza in Parlamento, ma di un'assenza di maggioranza tra la popolazione. È un po' la stessa cosa che avviene qua in Francia. Ma In più, però, sì. no, prego, concludi e volevo farti poi una domanda No, ulteriore.
La differenza che si può notare è che nonostante sia anche giustificato dover cambiare questa situazione, perché per esempio, tanto per darvi un'idea, gli autoferrotranvieri vanno, soprattutto i ferrovieri vanno in pensione a 57 anni contro i 62 degli altri, quindi già Certo. questa cosa è una disparità, poi hanno dei trattamenti molto molto favorevoli. Però qua la gente e soprattutto i sindacati non si lasciano come dire, convincere così facilmente da Bruxelles e quindi si ribellano e arrivano in condizioni come quelle che stiamo vedendo in questo momento. Invece in Italia abbiamo visto che non solo abbiamo fatto tante riforme nel corso degli anni, dei decenni, che erano tutte una emanazione di quello che diceva l'Unione Europea, ma addirittura vediamo che il governo non riesce neanche a trattenersi le acciaierie Taranto, che probabilmente andrà via. Quindi la situazione lascia riflettere sul modo in cui la Francia comunque punta i piedi anche in ambito europeo, perché Macron in realtà l'opinione pubblica pensa che stia facendo non solo gli interessi dei ricchi, ma anche gli interessi dell'Unione Europea. E quindi hai già illuminato tre temi decisivi: la cronaca con la paralisi che rischia di protrarsi e di aggravarsi nelle prossime ore, effettivamente una giungla pensionistica sulla quale occorrerebbe mettere mano, ma il governo non sembra, diciamo, legittimato da un adeguato consenso per farlo, e per altro verso una postura di Macron nei confronti di Bruxelles e un paragone rispetto a quello che accade con l'Italia. Volevo farti però una quarta domanda, che è, diciamo, tutta politica. Aiutaci a capire qual è lo stato di salute della presidenza Macron dopo le elezioni europee. Cioè, lo dico con la semplicità dell'osservatore lontano dalle cose francesi. Per anni ci è stato raccontato, sia quando il presidente era un presidente di centrodestra, sia quando il presidente era un presidente centrista, di centrosinistra, progressista, liberal progressista, cioè, con il sistema francese al doppio turno c'è comunque un coagularsi degli elettori mediani di centrodestra e di centrosinistra contro, virgolette, il pericolo Le Pen padre un tempo o il pericolo Le Pen figlia oggi. Ti domando, ma sarebbe ancora così? Cioè, potrebbe ancora, diciamo, Macron usare lo spauracchio della Le Pen per dire: oddio, oddio, o me o la pericolosa Le Pen? Oppure, come dire, lo sfarinamento del consenso di Macron apre scenari diversi dal passato? Ah, diciamo che le cose sono cambiate, la prova è venuta dalle elezioni europee dove seppur di poco il Rassemblement National di Marine Le Pen ha vinto. Era un'elezione proporzionale pura, bisogna dire, che è l'unica con questo modo di metodo di scrutinio in Francia. L'opinione pubblica francese si sta spostando. Qualche settimana fa un sondaggio diceva che i francesi si aspettano un nuovo duello Macron-Le Pen, Le Pen nel 2022, quando ci saranno le prossime Giustizia. presidenziali. E tra l'altro Marine Le Pen aveva detto che è anche pronta lei, se fosse ancora il caso. Certo, come si dice sempre, e in Francia ancora più vero, le elezioni sono lontane e può succedere di tutto. Bisogna dire che le simpatie per questo partito sono aumentate, però è anche vero che in Francia l'opinione pubblica a volte preferisce accontentarsi di quello che c'è o del meno peggio. Poi però dopo 2 anni e mezzo, cioè la metà dei mandati, scende in piazza quasi regolarmente contro uno o l'altro dei partiti. Comunque, per quanto riguarda la salute politica di Macron, vorrei dare due elementi. Il primo è uscito ancora oggi e è stata una notizia che non doveva assolutamente cadere proprio in questo momento, perché il signor Pensioni, cioè l'alto commissario alle pensioni, che è quello che ha un po' gestito tutta la pratica della riforma, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi, potremmo anche dire,
rivelato di aver dimenticato di dimettersi da un istituto che formava di formazione delle assicurazioni. Ora, le assicurazioni sono tra i principali beneficiari della riforma delle pensioni, perché se ovviamente bisogna farsi una pensione integrativa da chi si va a chi ci si rivolge, alle assicurazioni e ad altri, alle banche, organismi finanziari comunque. Quindi la cosa sicuramente provocherà delle reazioni. L'altra cosa è che posso confermarvi che oggi ho visto con i miei occhi che le strade attorno all'Eliseo stamattina e in parte anche stasera erano chiuse. Qualcuno dice perché gli scontri, però insomma, un presidente che tra l'altro ha tutti i poteri fosse sicuro di quello che fa, non ci sarebbe bisogno di avere la polizia che blocca le strade, un po' come in Sud America quando ci sono le sommosse. Senti, quindi fermo restando l'inciso decisivo del tuo ragionamento, cioè non si possono fare troppe previsioni, le incognite sono tante, 2 anni pieni fino al 2022 sono lunghissimi, eccetera, ma semplificando, si può dire che la Le Pen cercherà per un verso sempre più di accreditarsi anche assorbendo pezzi di centrodestra, valorizzando figure giovani come il capolista alle europee Bardella, eccetera, mentre Macron cercherà con una mano di portare avanti la sua, diciamo, agenda riformatrice per dire io ho portato avanti il mio programma e con l'altra di stringere i bulloni sull'immigrazione, o almeno di dare questa impressione. Diciamo, sono queste le strategie dei due quartier generali? Sono sicuramente due tematiche che si confermeranno nei due schieramenti. C'è anche da dire che secondo i sondaggi Marine Le Pen, o meglio, il 70% circa dei supporter, diciamo, degli elettori o dei presunti elettori di Marine Le Pen sostengono queste proteste contro la Certo. riforma delle pensioni. E E quindi. quindi potrebbe essere un segnale per Marine Le Pen dell'ulteriore sdoganamento, diciamo, a sinistra. Dall'altra parte, effettivamente, abbiamo visto qualche settimana fa che Emmanuel Macron ha cominciato a dare delle interviste anche dei giornali di destra, che qua vengono visti come se fossero degli spauracchi, perché parlava di immigrazione, poi effettivamente ha preso posizioni molto dure alla Mayotte nei confronti dei migranti che vengono dalle Comore e dagli altri paesi africani. Sicuramente sta cacciando sul terreno della destra, delle destra, però di insicurezza, perché ancora una volta intanto alcuni dei suoi parlamentari stanno ancora lasciando la nave perché non si sentono inascoltati e si sentono prigionieri di una sorta di censura anche che c'è all'interno del partito della Repubblica Marche. E poi dovremo sicuramente vedere cosa succederà con le comunali di marzo 2020. E bisognerà vedere anche toccando legno e ferro che non ci siano altri attentati, perché questa cosa Certo. potrebbe ulteriormente cambiare la Cambiare il situazione. clima. Ricordiamoci che un anno fa c'è stato l'attentato a Strasburgo durante il mercatino di Natale, quindi Certo. la situazione è molto molto liquida. Certo. Grazie come sempre a Matteo Ghisalberti per questo quadro così preciso che ha delineato, anche aiutandoci ad avere, diciamo, codici e chiavi di lettura per interpretare i fatti delle prossime settimane e mesi. Nel ringraziare lui e chi ci ha seguito, ricordo l'appuntamento domani in Edicola con la Verità, amplissimo spazio, non solo al bla bla politico di giornata, Goffredo Bettini che dice facciamo la verifica, il Premier Conte che dice sì, la faremo un minuto dopo la legge di stabilità. Sai quanto è appassionante il dibattito sulla verifica di governo. Ci sarà grande spazio per la sortita che farà molto discutere del presidente Mattarella, tutta sul tema dell'evasione fiscale, ma non invece sul tema del livello altissimo della pressione fiscale, che è probabilmente la causa principale poi della evasione. E naturalmente la questione MES, perché mercoledì in Parlamento ci saranno le comunicazioni di Conte, il successivo dibattito, le risoluzioni. La Verità vi anticiperà
il comportamento della maggioranza sulla via dell'autoinganno. Ecco, ma non vi dico di più, il resto in edicola e per chi vorrà, domani mattina alle 7, rassegna politicamente scorrettissima, sarà con me Lorenzo Castellani. Grazie a chi ci ha seguito e grazie in Grazie a particolare a tutti. A Matteo Ghisalberti. A presto, a molto presto. presto.